Salve a tutti, siamo al capitolo 5, lezione 31. Parleremo del grande accordo di dominante. Il quinto grado di ogni tonalità, maggiore o minore, genera un accordo che esercita un'attrazione naturale verso la tonica. L'accordo sulla dominante può essere ampliato sovrapponendo note ad intervalli di terza fino a raggiungere la tredicesima nota dalla fondamentale. Se come fondamentale usiamo il Sol, dominante di Do, la triade di dominante sarà Sol, Si, Re. Se a questa triade aggiungiamo il Fa, avremo l'accordo di settima. Se aggiungiamo il La, avremo l'accordo di nona. Se aggiungiamo il Do, avremo l'accordo di undicesima. E se aggiungiamo il Mi, avremo l'accordo di tredicesima. Otterremo così un grande accordo di dominante che contiene tutte le note della tonalità. Infatti, se prendo queste ultime tre note, La, Do, Mi, e le metto qui, La, Do, Mi, vedo che copro tutta la scala di Do maggiore. Nel modo minore si altera come di consueto la sensibile. Vediamo la triade di dominante di La minore, che è Mi, Sol diesis, Si, Re, Fa, La, Do, è l'accordo, grande accordo di tredicesima di La minore. All'interno di questo grande accordo di tredicesima troviamo altri accordi che potremmo usare come dominanti nella stessa tonalità. Ad esempio, se in tonalità maggiore togliamo la fondamentale all'accordo di nona, l'accordo di nona è questo, tolgo la fondamentale, rimane un accordo di settima fondato sul settimo grado e perciò chiamato settima di sensibile. È un accordo di settima di terza specie che risolve facendo salire la sensibile e scendere la settima. Le note rimanenti si riuniscono nella terza della tonica. Allora, la sensibile sale, la settima scende, le altre due note si riuniscono nella terza. Quindi questa è la settima di sensibile e questa è la sua risoluzione. In tonalità minore la settima di sensibile diventerà settima diminuita a causa del sesto grado abbassato perché discendente. Vediamo in Do minore, per esempio, Si, Re, Fa, La bemolle, perché è un sesto grado abbassato, perché è discendente. Risolverà così. Sulla settima diminuita c'è da dire che si tratta di un accordo formato tutto da terze minori sovrapposte. Su questo accordo ci ritorneremo parlando dell'argomento dell'enarmonia e delle modulazioni. La nona di dominante a quattro voci si forma omettendo la quinta. Questo è l'accordo di nona. Togliamo la quinta e abbiamo quattro voci. L'effetto è uguale. La settima e la nona scendono di grado, la sensibile sale mentre il basso risolve al primo grado. A questo punto dello studio, per fare una successione dominante tonica, abbiamo a disposizione varie possibilità. Queste potranno ampliarsi ancora di più usando i rivolti della settima di sensibile e della nona. Per il momento però useremo questi accordi solo allo stato fondamentale. Gli accordi di undicesima e di tredicesima si possono usare anche a quattro voci, con varie combinazioni. Nell'undicesima è frequente sovrapporre al basso la settima, la nona e l'undicesima. Vediamo l'esempio. Al basso, settima, nona, undicesima. La risoluzione in questo caso sarà fatta in questo modo. L'undicesima rimarrà ferma perché presente nella risoluzione. La settima e la nona scenderanno e il basso scende alla tonica.
mentre nella tredicesima si usa sovrapporre la settima, la terza e la tredicesima. La risoluzione in questo caso sarà che la tredicesima rimarrà ferma perché presente nell'accordo seguente. La settima scenderà, la sensibile salirà e il basso scende al primo. Vediamo qualche esempio di frase musicale. Con l'accordo di undicesima. Lo stesso esempio con l'accordo di tredicesima. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.